Ci avviamo verso il seminario è il momento forte del gruppo. La grazia dello Spirito Santo scende nel gruppo o nella comunità, e in forza di questa forza nuova che è lo Spirito, la comunità si prepara al parto di nuovi figli. Per cui è un momento di grazia per tutta la comunità, è il momento dello Spirito. E la grazia dello Spirito scende su di tutti, non soltanto su quelli che dovranno ricevere la preghiera di effusione, ma scende su di tutti i componenti della comunità. Ecco perché il seminario interessa tutta la comunità. Non è per alcuni soltanto, per quelli nuovi è una prima esperienza, ma per quelli che già hanno fatto l'effusione diventa una nuova esperienza, un riverdire le esperienze antiche, un crescere ancora nella via di Dio, nell'illuminazione che abbiamo ricevuto già nel Santo Battesimo. Sveglia tu che dormi e Cristo ti illuminerà. Dobbiamo essere molto attenti allo Spirito che passa, perché se noi dormiamo, lo Spirito passa e noi ci trova dormienti, assopiti. Ecco perché il testo della lettera agli Efesini dice: sveglia tu che dormi e Cristo ti illuminerà. Cristo ci illumina mediante lo Spirito che è la sua luce, passa come luce nella comunità per rinverdire le conoscenze che abbiamo di Dio, per maturare la nuova esperienza in una coscienza sempre più intima e profonda della presenza di Dio nella nostra vita. Scende come forza per farci camminare speditamente nelle vie di Dio, nella rinuncia alla triplice concupiscenza, nei precetti del Signore, soprattutto nella carità. Ecco perché vi esorto caldamente a prepararvi a questo momento, al momento del seminario che, come vi dicevo, interessa tutta la comunità. Quelli che debbono così fare questa esperienza, quanti sono qui presenti? Vediamo. Beh, ce ne sono abbastanza. E allora per questi nuovi, ma anche, lo diciamo, per quelli che già hanno questa esperienza, voglio dire che la vita carismatica nostra poggia su quattro grandi verità che sono come le colonne del rinnovamento dello Spirito, o meglio le colonne della vita di grazia del cristiano rinnovato. La prima colonna o la prima grande verità di base è che Dio viene concepito, viene cioè recepito per quello che è.
e l'incontro con Dio amore. Sì, Dio può essere Dio giudice, Dio sapiente, Dio onnipotente, però noi lo recepiamo come Dio amore, perché è l'essenza di Dio. Diceva Giovanni, Deus caritas est, Dio è amore. Per cui l'esistente, colui che è amore. Il Vecchio Testamento ce lo dava come l'esistente, colui che deve esistere, colui che c'è. Io sono colui che sono, che trova in se stessa la ragione di esistere. Tutte le altre creature trovano la ragione di esistere in Lui e per Lui. Ma Lui no, Lui esiste di per sé, è l'esistente. Ora, questo esistente è amore, Nuovo Testamento. L'esistente è amore. Per cui l'amore è. Dio è amore. Dio è l'amore che è. Cioè l'amore è Dio. Se Dio è amore, tutto quello che procede da Dio è la radice dell'amore. La nostra vita è vita di amore. La santità di Dio, tre volte santo, è una santità di amore. Quando Dio ci dice siate santi perché io sono santo, ci dice siate nell'amore come io sono nell'amore. Quando Gesù ci dice siate perfetti come perfetti il Padre vostro che è nei cieli, non parla di virtù morali. Le virtù morali sono conseguenza, ma siate completi nell'amore, come il Padre vostro è completo nell'amore. Il Padre che fa germogliare l'erba sulla terra, fa maturare i frutti, dà la pioggia e il sole per i buoni e per i cattivi. Così siate anche voi perfetti come il Padre mio, completi, senza esclusione. Dio ama tutti quelli che trova in sé, tutti quelli che Egli ha amato fin dall'eternità, li ha creati, quelli che ha creati li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha predestinati. Tutto si svolge nella via dell'amore. E allora se noi entriamo nell'esperienza di Dio, noi entriamo in un'esperienza di amore. E tutto deve essere vissuto in questa chiave. Come in Dio, nei rapporti di tutte le creature e nei rapporti nostri, non c'è ombra di non amore, così anche in noi. Nei rapporti con Dio e tra di noi non ci può essere posto per non amore. L'amore è la chiave di tutta la nostra esistenza carismatica. Tutto quello che noi facciamo, lo facciamo nell'amore e per amore. Amore che è scelta, non è sentimento. Tra gli uomini l'amore è un sentimento, in Dio l'amore è scelta e volontà, perché in Dio non ci sono sentimenti. I sentimenti ci vengono così come, li vediamo in Dio come prestati da noi a Dio, perché Dio ci faccia comprendere quello che Egli è. Soltanto è in Cristo che Dio ha dei sentimenti, incarna i sentimenti proprio dell'uomo, dell'umana natura,
Ma Dio così com'è non ha sentimenti. Dio è un atto di amore, basta. Un atto di volontà amorosa. È un pensiero di amore, questo è Dio. In Lui non ci sono successioni. In noi l'amore è composto di un atto successivo che si esaurisce al momento in cui è stato fatto. Una serie di atti di amore. In Dio non ci sono serie di atti di amore. C'è un unico atto eterno, perenne, di amore in atto. Dio ama. E se ama, non può odiare. I modi con cui viene espresso il disgusto di Dio sono modi umani di esprimerci. Cioè Dio non fa cadere il suo amore in ciò che non viene da Lui. Perché Dio ama se stesso e tutto ciò che emana da Lui, tutto ciò che procede da Lui. Tutto ciò che non procede da Lui non può essere oggetto di amore. Tutto questo deve così investire tutta la nostra vita carismatica. Bisogna cambiare mentalità. Avere una mentalità di amore. Una volta che entriamo in contatto con l'essenza divina. Una volta che noi facciamo esperienze di Dio. La più grande negazione dell'amore è il peccato. Come la più grande negazione dell'amore e la tenebra, perché l'amore è luce, l'amore è vita, il peccato è tenebre, il peccato è morte, il peccato è non bene, Dio invece è bene. Il peccato è menzogna, nelle scritture è chiamato menzogna, perché Dio è verità. Dunque l'antagonismo dell'amore è il peccato, guerra al peccato. E la seconda grande verità, purtroppo l'uomo non ha perseverato nell'amore. Come in cielo Satana non perseverò nell'amore, ma si ribellò all'amore, e cadde, vedevo Satana cadere come tenebra, come folgora, nelle profondità dell'inferno, così anche l'uomo decade, cade nel non amore, nel peccato. Le tenebre ricoprono la faccia della terra, viene espulso dal paradiso. C'è interruzione di familiarità tra l'uomo e Dio. Noi nasciamo nel peccato, per cui la seconda grande verità è questa. L'uomo è non amore, cioè l'uomo è peccatore. L'uomo si è caricato di peccato, è sceso nel peccato. Tu sei un peccatore. Come Dio è amore, prima verità, l'uomo è peccatore, secondo verità. Il peccato è penetrato nell'intimo dell'uomo, è maturato nella carne e nelle ossa dell'uomo. Diceva Paolo, abita in te il peccato. Paolo considerava il peccato come un personaggio, amartia. I peccati, quelli che noi chiamiamo peccati, sono trasgressioni, ossia anomalia, e cioè non combaciamento con la legge.
sono trasgressioni, anno mio, mentre il peccato, il ceppo del peccato è amartia, per cui esiste in noi il peccato. Le manifestazioni del peccato che in noi sono le trasgressioni, le quali manifestano il peccato e alimentano il peccato. Tu sei un peccatore. Terza grande verità. Dio, amore, ti vuole salvare ad ogni costo. Ti vuole riportare all'amore. È per questo che ha mandato suo figlio, che si è incarnato. Per cui Gesù, Salvatore e Signore, venuto per salvare l'uomo, è la terza grande verità. Gesù Signore, Gesù Salvatore, Gesù inviato dal Padre a salvare l'uomo, in Lui tutto ritorna alla vita, tutto ritorna alla vita, tutto ritorna alla luce, tutto ritorna alla verità, la menzogna diventa verità, le tenebre diventano luce, la morte diventa vita, il peccato diventa grazia. Questa terza grande verità è la verità, diciamo, che più ci sta a cuore, perché è proprio il centro della vita carismatica, Gesù Signore. Gesù è il mio Salvatore. Io sono contento perché sono salvato, sono perdonato. Gesù sulla croce si è immolato per me, ha pagato per me, mi ha trasportato dalla morte alla vita. Ed è questa la grande verità che mi dà la gioia di essere salvato, la gioia di essere perdonato. C'è un bel canto che noi cantiamo, sono perdonato, sono salvato, c'è un amico che mi ama. Ecco la gioia di essere salvato, di essere perdonato, la gioia che proprio dei carismatici procede da questa sensazione, da questa convinzione che io sono un salvato, io sono un perdonato, c'è uno che ha pagato per me, per i peccati di oggi, di ieri e di domani. Il peccato che io farò domani già mi è stato perdonato se io guardo a Gesù, se io spero in Lui, se io guardo a Lui, in Lui c'è il perdono del mio peccato, per cui è la speranza perenne dell'uomo. Ed è fonte perenne di gioia anche quando dovessimo trasgredire ancora i precetti del Signore e cadere nel non amore. Basta guardare a Lui e noi in Lui riavremo il perdono e la salvezza. Quarta verità, quelli che riconoscono Gesù Salvatore e Signore ricevono da Gesù un dono, il dono dello Spirito, cioè il dono dello Spirito Santo, che è lo Spirito suo, perché come lui vive la vita filiale, la vita di figlio di Dio, così anche noi, col suo Spirito, quelli in cui egli vive la vita di figlio e in cui ritorna al Padre nell'amore, sia anche il motore della nuova vita nostra, della vita filiale, in modo che noi, nati nel Figlio e viventi del Figlio, mediante lo Spirito che porta il Figlio al Padre, torniamo al Padre da cui siamo venuti. Dunque noi abbiamo il dono dello Spirito, noi che crediamo in Gesù Salvatore,
che accettiamo Gesù Signore. Vivendo sotto la Signoria di Cristo, sia lo Spirito Santo che vive in noi e ci fa vivere la vita filiale, ossia quella vita che noi chiamiamo carismatica. Sono queste quattro grandi verità che noi dobbiamo avere davanti ai nostri occhi, senza di cui non possiamo costruire il nostro santo edificio spirituale, senza di cui non comprenderemo la vita carismatica, senza di cui non avremo l'esperienza di Dio. Tutte queste quattro verità noi le vedremo analiticamente nel corso del seminario, però era necessario che io all'inizio, in questo pre-seminario, ve li mettesse davanti, perché ricordare queste quattro grandi verità e consolidare le fondamenta della vita carismatica che il buon Dio ci ha dato. Detto questo, io vorrei che noi cantassimo un bel canto, o il canto dell'amore di Dio, Dio è meraviglioso, oppure il canto dell'amico, io ho un amico che mi ama, sono perdonato, sono salvato. La vita nello Spirito porta ad avere i lineamenti in noi. Il carismatico si distingue dagli altri perché, vivendo la vita del Figlio nello Spirito, questa presenza dello Spirito in lui, che è lo Spirito del Figlio, porta a manifestarsi. Ossia, ci sono dei segni esterni che denotano se tu vivi la vita del Figlio di Dio nello Spirito Santo. Quali sono le caratteristiche della vita carismatica in un uomo che vive la Signoria di Cristo sotto l'azione dello Spirito? Lo Spirito manifesta diversi segni della sua presenza in noi. Nei tre parametri della vita dell'uomo: il parametro verticale, parametro orizzontale, parametro basale. Allora, in questi tre parametri lo Spirito si manifesta come presente nella vita nostra. Parametro verticale: la relazione con Dio cambia. Il carismatico è un uomo di gioia, di amore e di pace. È caratteristico del carismatico questo tratto di relazione con Dio, lo caratterizza. Il carismatico è l'uomo della pace, l'uomo dell'amore, l'uomo della gioia. E bisogna stare attenti a mantenere questa linea, perché sono le linee di riconoscimento. Se tu non hai la pace, se tu non hai la gioia, se tu non hai l'amore, tu cancelli i tratti del riconoscimento del tuo essere in Cristo e di vivere mediante lo Spirito di Cristo. E bisogna stare attenti, perché il maligno
e Giotto. Di questo che chiamiamo il frutto dello Spirito e vuole cancellare l'ombra dello Spirito in noi. Quando ci ruba la gioia, quando ci ruba la pace, quando mette al terco raffreddamento nei riguardi di Dio soprattutto, quando ci sottrae all'amore di Dio. Il carismatico ama il suo Signore nella buona e nella mala sorte. Il carismatico è un uomo della gioia, è l'uomo della pace, perché domina in lui lo Spirito di Cristo. Secondo parametro è il parametro dei rapporti con gli altri. Il carismatico è buono, benevole, amoroso, fedele, paziente. Sono le caratteristiche della carità che troviamo in Paolo. Per cui nei rapporti con gli altri, da che cosa differisce il carismatico da quelli che non vivono nello Spirito? Differisce da questo che il carismatico si presenta sempre buono, benevolo, paziente, fedele. Quali sono adesso le caratteristiche del parametro basale? Il carismatico è un uomo mite, è un uomo puro, un uomo equilibrato. Per cui sono le caratteristiche di base. Come uomo in se stesso è un uomo mite. Volendo fare l'elogio di Mosè, Dio dice a Maria, sua sorella, e ad Aaron, che si erano ribellati contro Mosè, dice che non c'è un uomo sulla terra più mite di Mosè. Quasi per racchiudere in questa parola l'elogio più grande di Mosè. Il mite è colui che possiede se stesso e possiede il mondo. Beati i miti di cuore, perché possederanno la terra. E una volta che il mite possiede se stesso e possiede tutto, perché tutto è sottomesso a lui, è l'uomo dell'equilibrio. L'equilibrio che è la caratteristica dell'uomo nello spirito, il dominio di sé. Sono queste le caratteristiche, diciamo i lineamenti dell'uomo spirituale, dell'uomo che vive la vita di Cristo nello spirito. È un uomo di pace, di gioia, un uomo buono, benevole verso tutti, un uomo mite, un uomo equilibrato, un uomo integro. Sono le caratteristiche di un uomo che vive sotto il dominio dello Spirito, dell'uomo vivente in Cristo. Attenti a portare sempre
la fisionomia e a tutelare sempre l'immagine nostra e a rivedere allo specchio ogni mattina e ogni sera prima di coricarci e di tanto in tanto durante la giornata a rivederci allo specchio. Lo specchio è la parola di Dio, come dice la Scrittura. E allora sullo specchio della parola di Dio vediamo se i nostri capelli sono a posto, se il nostro viso è pulito, se l'abito calza bene, se tutto è bene in noi una volta che dobbiamo uscire in mezzo ai uomini. Rivediamo i nostri lineamenti per vedere se siamo nella pace, se siamo nell'amore, se siamo nella gioia, nella quiete, se siamo buoni, benevoli, amorosi, fedeli agli altri, se siamo miti, integri, equilibrati, possessori di noi. Rivediamo un poco questi nostri lineamenti per correggerci, per rivederci, per pettinarci, per far emergere questi nostri lineamenti, che sono i lineamenti dell'uomo carismatico, che non deve essere come gli altri uomini. Dice il Papa che voi carismatici dovete stare attenti a non essere normali come gli altri uomini. Il carismatico è anormale, in questo senso che non può essere come gli altri. Quando voi siete come gli altri, perdete la vostra anormalità nel rispetto degli altri e siete normali come gli altri, avete perduto la vostra fisionomia. E allora la nostra fisionomia è questa, la fisionomia esterna, che rivela all'interno il dominio dello Spirito dentro di noi. Ok? Adesso la parola a voi, fratelli e sorelle, in una interlocuzione che si ispiri a quanto noi abbiamo detto e che sia anche di stimolo a dilucidare dubbi, difficoltà che possono affacciarsi prima del seminario. Per favore, stiamo adesso, sì, almeno qualche minuto ancora così per aprire la discussione. Certamente per accedere al seminario bisogna che noi siamo chiamati dallo Spirito Santo. Si tratta di un cammino di conversione. Chi non vuole convertirsi è inutile che faccia il seminario. Per cui si entra nel seminario per conversione. Ne parleremo la prossima volta. Cioè, spinti dallo Spirito Santo. Diceva Gesù, nessuno ti ringrazio Padre, e poi diceva, nessuno viene al Figlio se non è il Padre a chiamarlo, e nessuno viene al Padre se non è il Figlio a chiamarlo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Per cui soltanto chi è chiamato dal Padre, o chiamato dal Figlio, o convocato dallo Spirito, costui deve rispondere all'appello ed entrare nel seminario.
La scelta non è nostra, non è umana. State attenti a quello che vi dico. Noi che siamo responsabili del seminario non scegliamo, non diciamo tu sei ammesso e tu non sei ammesso, no. Ma riconosciamo se una persona è chiamata o non è chiamata. Ossia riconosciamo se esiste la chiamata del Signore, la chiamata del Padre, la chiamata del Figlio, la chiamata dello Spirito. Se noi riconosciamo che c'è una chiamata, non possiamo dire noi chi siamo, tu no, sei chiamato. Ma se noi riconosciamo che non è chiamato, non possiamo dire entro se stesso, ma non si fa niente, no, no. Se non è chiamato, no. Per cui il pastorale che vede un po' tutto, esamina un po' tutto, esamina se c'è la chiamata. Questo in anticipo, se la persona è stata chiamata a compiere il seminario in questo momento, per questo anno, se è stata chiamata. Perché se c'è la chiamata, c'è l'invito. Quando tu sei invitato a una grande festa, c'è l'invito, chiaro, l'invito entra, ma l'invito non entra. C'è una festa di nozze, si siede a tavola, non chiunque, conoscevo uno io, quando entriamo nella barzelletta, conoscevo uno, due anzi, erano due, erano molto, vestivano sempre bene, ineccepibile, portavano sempre forchette e cucchiai in tasca, per pronte, usate. Si presentavano a tutte le feste di nozze, non lo conoscevano, forse dalla partita di quello, dallo sposo, quella della sposa, dello sposo, ma sarà forse dal partito della sposa, ma quelle si intrattenevano con gli altri, sedevano, scherzavano, insomma, sono conosciuti, cosa andava bene, sedevano, mangiavano, e così facevano questa vita. Ogni giorno scovavano dove potevano piombare, se dovevano mancare posate, ce l'avevano sempre in tasca. Va bene, una forchetta e un cucchiaio, come? No, ma comunque questo è per prepunirsi, chi lo sa, per punirsi. Bene, e allora fuori adesso scherzo, per andare a nozze ci vuole l'invito, e allora se noi riconosciamo, stando alla porta, l'invito c'è, e allora siedi. Per cui noi non ammettiamo chi vogliamo, per simpatia, antipatia, buttiamo uno fuori o per simpatia lo chiamiamo dentro, ma vediamo se c'è l'invito. E l'invito può essere o quello del Padre, o quello del Figlio, o quello dello Spirito. Se non c'è la firma, niente, che possiamo fare? Perché siamo convocati dal Padre, del Figlio, dello Spirito. No, che c'entra? Che cosa c'entra? No, non c'entra. Il seminario è per quello, perché poi ci sono i gruppetti. Beh, per le catechesi, se appartiene alla comunità, sì, perché la catechesi è per la comunità. Perché la comunità che diventa una donna gravida, che deve partorire i figli, per cui deve stare presente la comunità, ma gli estranei no. Va bene. E adesso vediamo un po' chi ha da dire qualche parola.
Padre Matteo, lei ha detto che noi carismatici dobbiamo avere queste tre che ha elencato poco fa, però poi ha detto che se noi dobbiamo essere anormali, no, anormali devono essere quelli che non lo sono, Padre Matteo, perché noi siamo nel bene, Dio è bene, Dio è gioia, Dio è grazia, quindi noi siamo dalla sua parte. Anormali possono essere gli altri, ma noi no, dobbiamo dire che noi siamo normali. E così è vero che siamo normali, però siccome la maggior parte è arrabbiata, se tu vedi le persone, se ci fosse il registratore, il Padre Eterno che ha il registratore, e vede nelle case c'è suffa sempre, due o tre che ragionano, suffa, uno spalla dell'altro, tutti spallano, io ce l'ho sempre con l'altro, e naso, le male parte che ho ricevuto, quelle che raramente c'è un colloquio di amore, sono pochissimi colloqui di amore, poi soprattutto sono colloqui che si fanno di sparlamento e di rivendicazione. Nel cuore c'è il subbuglio, preoccupazione, subbuglio. Questa è la norma, per cui poi non si è buoni con gli altri, si è esigente, giustiziere, giudice sugli altri, oppure si è impaziente, oppure si è squilibrato un poco, sapete? E allora questa è la norma, non che è la norma da seguire, ma in pratica è l'uomo comune, non dobbiamo essere l'uomo comune, ma l'uomo che non è secondo la norma cattiva degli uomini, e non essendo secondo la norma cattiva si è anormale, ossia si rientra nella norma buona, che è rara, e in questo senso... Equilibrio. L'equilibrio, adagio, l'equilibrio è una parola greca tradotta equilibrio, che significa dominio di sé, non c'entra con gli altri. E l'equilibrio, ossia l'uomo equilibrato, che si possiede completamente, che è padrone dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, delle sue opere, questo è il dominio di sé, non c'entra con gli altri. Invece con gli altri ci sono le altre relazioni, bontà, benevolenza, pazienza, con Dio c'è il cuore pieno d'amore, di pace, di gioia. L'equilibrio appartiene al terzo parametro, quello basale. Poi quello è più necessario, perché uno che è squilibrato, che non si possiede, uno che si lascia prendere dalle sue passioni, dai suoi vizi, perde il rapporto con gli altri e il rapporto con Dio, per cui si comincia dall'equilibrio, il buon senso. Poi quando si parla di anormalità bisogna stare attenti, non essere fuori, questo non è questo, perché tante volte l'anormalità significa non come gli altri. E in questo senso, non secondo la norma di vivere del mondo, ma secondo la norma di Dio. Vediamo chi da dire qualche altra cosa.
Vedete quanto è bello l'uditorio, questo mi fa piacere. Va bene che noi dovremmo parlare sempre, anche quando ci fosse uno solo. San Francesco di Sal, che era abituato alle grandi folle, tante volte succedeva che ne aveva uno, due uditori. E allora si metteva sul pulpito, cominciava a parlare, come se avesse un uditorio di 1.000-2.000 persone. Ma si diceva, Monsignore, era vescovo di Ginevra, io parlo come uno, così a 100, e come a 100, così a uno. Perché quell'uno ha il diritto a sentire la parola di Dio. Lui, io non avessi fatto così, cioè, qualcuno si parla a chiaraggio. Avanti, San Gesù era molto lepido. Lepido che significa, insomma, lepido significa proprio scherzevole, va bene? Scherzevole. Appartiene a una virtù, eutrapelia, sono virtù rare, eutrapelia. Cioè amorevole, scherzevole, affabile, questo. Essere affabile, eutrapelico. Gesù era così, ed anche era ironico ogni tanto. Si piaceva sorridere. Ogni tanto si arrabbiava però. Ma lui lo poteva fare. Non è che perdeva il suo equilibrio, ma mostrava il suo sdegno come figlio di Dio, perché amava la verità e si sdegnava davanti all'ipocrisia, davanti a quei farisei. Si lavava sempre lo stomaco, non li poteva sopportare. Lui era la verità, fariseo cieco, Erode non poteva sopportare. Quando Erode gli disse, gli mandò a dire, non so cosa gli mandò a dire, e allora lui disse ai messaggeri di Erode, dite a quella volpe, che io opero qui, oggi, domani, e poi domani poi andrò via, dite a quella volpe. Ecco, la chiamava volpe. Anche San Giovanni Battista, razza di vipere. E i farisei, come potrete scampare all'ira di Dio? Ma erano modi di dire per richiamare l'attenzione, e se lo potevano permettere perché era nella verità, era una voce del Signore. Sono modi di agire correttamente, secondo le circostanze, per inculcare la verità. Quando invece noi agiamo per passione, per ira, perché sentiamo offesi, allora no, quello è scatto d'ira. Qui invece è zelo per le cose di Dio, per la casa di Dio, per la salvezza delle anime. Quando Gesù rimprovera per zelo, perché vuole la salvezza. Volevo domandare una cosa. Ho sentito dire che una persona vicino a Dio deve essere seria, deve quasi non sorridere. San Filippo Neri, vieni qua. Filippino. Serio, è giusto la serietà della vita. Ma deve essere anche sorridente, perché fu la faccia del funerale, no. Se non vuole funerale alla morte. Chi è vivo è vivo.
per cui essere sempre sorridenti. Il carismatico deve essere l'uomo della gioia. E io voglio dire che fare parte del rinnovamento dello spirito significa essere gioiosi nel Signore sempre, però morire a se stessa ai vizi del mondo, cioè morire all'uomo vecchio e nascere all'uomo nuovo. Poi volevo dire una cosa: se qualcuno fa questo cammino per avere un domani, un dono, perché queste volte si chiede perché fai questo cammino, per avere un dono, per avere i doni. Si sente dire spesso: abbiamo cambiato strada. C'è molta gente che il dono è lo Spirito Santo e vogliono i doni particolari, dicono, per i doni particolari che ci sono, o se, come diremo, doni permanenti non ce ne sono. Quello è un dono di natura, quello è un dono di grazia, no, i doni sono sempre intesi in questo senso, che noi abbiamo un solo dono, che è lo Spirito Santo, il quale, agendo in noi, diventa dono per gli altri. Usandoci lo Spirito, diventa dono per gli altri. Non è che noi abbiamo un dono e lo diamo agli altri, ma è lo Spirito Santo che si dona a noi, e attraverso noi si dona agli altri, ma è Lui che si dona. Noi siamo al massimo tramite, in quel momento, di un dono, di una grazia che dallo Spirito Santo passa attraverso noi verso il fratello e la sorella, ma non più di questo. Padre Lagro, io volevo dire questo. Per capire quando c'è la chiamata del Padre, del Figlio o dello Spirito Santo, bisogna sapere, capire se c'è la conversione. E la conversione consiste nel diventare anormali. Questa parola anormale. E il Papa è anormale, che significa anormale? Anormale nel senso che non siamo più come eravamo una volta, non siamo più la gente comune che... Questo intendo dire io. Sì, cioè, bisogna sforzarsi di essere buoni cristiani. Se non c'è questo, vuol dire che noi la chiamata non l'abbiamo ricevuta. Non l'abbiamo ricevuta, tutti riceviamo la chiamata, nel senso che tutti siamo chiamati, però a fare questi seminari in questo momento ci vuole una chiamata particolare di Dio. Va bene? Va bene. Come si riconosce una chiamata? Certo, o padre o figlio, Spirito Santo, mette una firma, no? Allora, di che cosa si riconosce? Se uno ha il desiderio vivo, se uno ha l'attitudine, se uno ha il tempo, sono delle circostanze che noi esaminiamo e diciamo realmente costui è chiamato. Ma se uno ha il desiderio ma non ha le qualità, perché ci sono tante persone che hanno il desiderio ma non hanno le qualità, per esempio c'è uno che vuole fare guarigione, avevo prurite nelle mani, non vedo l'ora di avere la fusione per mettere mano addosso alle persone, costui non è chiamato. Probabilmente ha uno spirito sanitario e spiritato, per cui cerca di
di fare il seminario per poter poi esercitare così questo ministero. Lui dice, ma è uno spirito sanitario che vive in lui, e poi quando mette le mani fa più danno che bene. Ecco perché bisogna stare attenti. Oppure mi metto qui ingruppata così, mi quieto un poco, perché anche la vita carismatica bisogna fare poi gli esami. Non è che si viene qui per avere un momento del riposo, il gruppo rassicurante, io tranquillità, serenità, trovo degli amici, trovo la pace, ho un momento di preghiera, buono, vado per riposarmi, per rifugiarmi, per avere una certa sicurezza. Tanti sono di questo avviso, ma non è questa la chiamata dello Spirito. Lo Spirito chiama alla conversione, al mutamento, alla radicalità della vita, mutare testa, mutare cuore, mutare comportamento, questo chiama lo Spirito. Sì, voi ci battete le mani, ma uno che si sente dire, se vuoi venire per lavare la chiesa, ma questo è indisponente, allora, perché vengo lì a questo gruppo per lavare? Per lavare, per lavare a casa, va bene? Si viene per essere, non tanto per lavorare, poi si lavorerà, perché operatio seguito l'essere, diceva negli antichi, l'operazione segue l'essere. E allora quando c'è un'operazione e non c'è l'essere, è pericoloso. E allora si viene per essere, una volta che noi siamo, poi operiamo in conformità all'essere. Il guai dei carismatici, sapete qual è? Quando vogliono operare senza essere. Prima si è, poi operatio, seguito l'essere. Chi è, opererà in conformità al suo essere. È il suo essere che lo porterà ad operare. Quando invece uno vuole operare senza essere, si mette in pericolo. Se uno vuole fare il muratore e non sa perché ha calce, non sa come si mania a cazzola, diceva, prima cerca di imparare e poi opererai, capito? Allora. Guarda, nessuno esige che tu non pecchi più, ma che tu non perdi la fiducia in Gesù e che tu ti impegni, una volta che cade, a rialzarti. Questo ti chiede il Signore. E allora cosa dice il Signore? Tutti siamo peccatori, e parlava ai cristiani, e se qualcuno dice di essere senza peccato è menzognero. Perché? Perché è menzognero? Perché siccome Dio dice che siamo tutti peccatori, e uno si dice io peccato non ho, almeno io mi esimo, o se Gesù dice tutti siete peccatori, non c'è giusto nessuno, neppure uno, vuol dire che in quei tutti ci sono pure io. E se io dico che sono senza peccato, dico che tu, o Signore, dici menzogne, come il fariseo. E allora già questo è il più grande peccato, dire a Dio che tu ti inganni, perché io sono buono e tu mi dici che non sono buono. Però se la coscienza ci accusa di peccato, dice ancora Giovanni, abbiamo Gesù Cristo giusto che si offre per i nostri peccati. E allora non si chiede che noi non pecchiamo più. Il peccato è il nostro retaggio, però appena si cade ci si rialza. C'è sempre lo sforzo di non peccare più, la buona volontà e quella fiducia immensa in Cristo Signore che ci salva dai nostri peccati. Questo si chiede.